Siamo in Toscana e questo weekend visiteremo la zona del Senese. Purtroppo siamo un po' sfortunati con il tempo, infatti nonostante sia fine aprile, questo weekend è interessato da una forte perturbazione con forti piogge. Siamo a Volterra, cittadina di origine etrusca. Originariamente il suo nome era Voltari. Ebbe però un periodo florido di crescita durante il Medioevo, del quale possiamo ancora ammirare le sue fattezze. Ci troviamo adesso in Piazza dei Priori. Eravamo alla ricerca del castello di Volterra, della fortezza Medicea, e siamo arrivati, purtroppo abbiamo appena scoperto, che è una prigione di Stato. Rocca, iniziata nel 300, fu espansa da Federico da Montefeltro, capitano di Ventura, che nel 1472 conquistò la città al soldo di Firenze. Allora, oggi vi sono chiesta perché gli scavi battistieri sono esterni alla chiesa. E ecco una spiegazione, che prima di battezzarti non sei cristiano, quindi ancora degno di entrare in chiesa. Siamo a Monteriggioni, splendido borgo, un castello fortificato. Ci troviamo sulla via Franchisena, che collegava Roma alla Francia fino su a Cantelli. I Monteriggioni, allora, i Monteriggioni la conoscevo perché c'era un videogioco anni fa, si chiamava Assassin's Creed, che era proprio ambientato anche in questo villaggio. Prigioni era la residenza del protagonista del videogioco, Ezio Auditore. In questo videogioco si poteva entrare in ogni casa, scalare, eccetera. Per cui vedere Monteriggioni adesso è un po' come già vista. Ci troviamo sotto il diluvio, sotto uno squarzone, siamo arrivati a San Gimignano, ma stiamo attendendo che smetta di piovere. Soprannominata la Manhattan del Medioevo per le sue numerose torri, San Gimignano ebbe il suo massimo splendore in epoca comunale, nel 200. Il rapido declino nei secoli successivi permise la cristallizzazione del suo aspetto medievale, che possiamo oggi ammirare. Troviamo a Siena, in Piazza del Campo, la piazza famosa perché qui si corre due volte all'anno il Palio di Siena. La piazza è caratterizzata da una forma conchiglia e da molti edifici che vi si affacciano. Mio Ugo ha fatto qui le superiori a Siena nel 1950-51. Diceva che quando c'era il palio lui chiedeva il permesso, usciva dal collegio alle 5 del mattino, si metteva su uno di quei pali là, si accovacciava sopra, poi quando era una certa ora era stufo e lo vendeva a chi arrivava perché la piazza si era riempita. Il Duomo di Siena è uno degli esempi più significativi di stile romano gotico in Italia. I suoi colori, il bianco e il nero, richiamano lo stemma della città.
dietro di me troviamo Rocca Salimbeni, la sede del Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica ancora esistente al mondo, fondata nel 1400 e qualcosa. Oggi è l'ultimo giorno in Toscana ed infatti è spuntato il sole e ha smesso di piovere. Comunque ci godiamo anche queste poche ore di sole, siamo a Colle Valdelsa, borgo storico bellissimo vicino a Poggibonsi, e poi oggi rientreremo attraversando tutta la zona del Chianti. Dobbiamo mancare un assaggio alla deliziosa e gustosa cucina toscana. Impariamo qui la distinzione tra Chianti e Chianti Classico, quest'ultimo prodotto solo nel cuore del Chianti con una percentuale più elevata di uve sangiovese, l'80%. Sangiovese è un'uva molto sensibile ai fattori esterni e ha la peculiarità di interpretare le caratteristiche del suolo e modificare i propri profumi a seconda del terreno. È incredibile la concentrazione di borghi, paesaggi e monumenti che si possono trovare in questo angolo d'Italia, che in 3 giorni abbiamo solo potuto assaggiare. A proposito di assaggi, la pioggia ci ha forzato a pranzi forzati. È evidente come i toscani sappiano godersi la vita in cucina, con cibi popolari ma eccezionali. Dalle nostre parti si direbbe gente de panza, gente de sostanza.